Ciao ragazze, bentornate nel mio canale. Allora, siamo qui oggi, ho qui anche il telefono in modo da calcolare per benino i tempi, perché volevo farvi un video sui preferiti, ovvero i più usati di questo periodo. Allora, il video sarà circa di 10 minuti, 10-15 minuti. Vi dico subito, appunto, sono i prodotti più che i preferiti, sono i più usati, nel senso che comunque prima di decidere che un prodotto è tra i miei preferiti, ci penso su per benino. Allora, prodotti per la base del viso. Allora, nell'ordine ho comprato e mi è piaciuto moltissimo questo qui della L'Oreal, che è l'ultimo Nude Magic Eau de Teint. Allora, è un fondotinta che ha la consistenza liquida, e con liquida intendo veramente liquida, nel senso non un liquido pastoso tipo lo yogurt per intenderci, ma un liquido molto fine. Allora, va applicato sbattendo prima il prodotto, mettendone qualche goccia sulla mano e poi stendendo, lo metto sotto così poi vi farò gli swatch, e poi stendendo questo liquido immediatamente sul viso. Allora, la copresa non è completa come è la copresa, ad esempio, di un fondotinta classico, ma l'effetto è molto leggero e molto setoso, e credo che sia un prodotto utilissimo per la primavera. Eccolo qui. Io ho scelto il numero 100, che è il porcellana, ed è un colore che è un colore molto caldo. Però beige rosato. Mi sto trovando molto bene. Ho usato circa un terzo del contenitore, e il costo è di circa 14 euro, 14-15 euro, e il contenuto non è moltissimo perché sono 20 millilitri, quindi insomma il rapporto qualità-prezzo è buono, ma non proprio economico, ma veramente mi sto trovando molto bene. E oltretutto quando si spalma si fonde quasi, non so se si vede nel palmo, si fonde quasi con la pelle. E abbinato a questo fondotinta sto usando un prodotto che conoscete benissimo, che è la cipria mattificante della Essence. Io prendo sempre la 01, che è la Natural Beige, ed è il colore appunto più chiaro tra quelli che sono disponibili. Anche questo ha un sottotono caldo, e devo dire che con questo fondotinta però ne uso pochissima, proprio un velo con il blush, no scusatemi, con il pennello, perché appunto non necessita di grandi cose. E questo fondotinta veramente in abbinata a questa li trovo veramente due buoni prodotti. Poi, per la base dell'ombretto ho usato moltissimo questi due prodotti qui, che sono della linea Elf, gli Eyelid Primer. Allora, mi è piaciuto molto questo, che è dei due disponibili, quello più chiaro, ed è appunto un colore molto chiaro, leggermente illuminante, che forse vi avevo già mostrato in un altro video. E l'effetto è leggermente perlato. Speriamo che riusciate a vedere. Ecco qui. È diciamo una base, però è pearlescente, quindi dà un effetto anche illuminante. Questo qui lo uso anche sotto le sopracciglia come illuminante. E avevo preso anche questo qui, che contrariamente alla confezione, che lo fa sembrare molto scuro, in realtà ha un effetto molto simile, leggermente più ombrato, ma ha il problema che lascia dei microglitter, e non mi piace particolarmente questo effetto sotto l'ombretto perché sfasa poi l'effetto finale. Logicamente ancora più sconsigliato se avete un trucco matte. Allora, dei due, appunto, il mio preferito è questo più chiaro. E devo dire che sono rimasta un po' delusa perché il contenuto del prodotto in realtà
è molto poco. Non c'è scritto qui, è scritto nel sito, io non ci ho fatto caso quando l'ho comprato, ma in realtà veramente è finito subito e quindi ce n'era veramente poco all'interno. Comunque, come fondo non è male. Altro prodotto che sicuramente avete già visto è il Love Stage della Essence. L'ho ricomprato, non l'ho ancora usato perché volevo prima finire questi qui della Elf che ho comprato. Comunque, ovviamente uno dei miei preferiti rimane questo qui della Essence. Purtroppo si trova poco, ne ho trovato uno solo ed era anche l'ultimo, quindi spero di essere più fortunata più avanti. Allora, per la pulizia del viso sto usando della Delarom, questo prodotto qui. Questo qui è una confezione piccola, è un 30 ml, e che avevo trovato in una box, mi sembra la My Beauty Box. È un prodotto molto buono, all'interno c'è appunto questo gel, una sorta di mousse, e si trovano dentro dei micropigmenti, no, dei micropigmenti, dei piccoli... delle piccole sostanze porose, sembrano quelli del dentifricio, questi piccoli granellini rosa, e che appunto hanno l'effetto di esfoliare le cellule morte del viso. Eccolo qui. Questo qui è un buon prodotto, mi sto trovando bene, non è eccezionale, non so se lo comprerei in formato grande, diciamo lo sto usando volentieri comunque. Poi, sto andando un po' a casaccio, mi rendo conto, ma portate pazienza perché... Allora, come crema per il viso, una crema viso che è anche una crema antiossidante, rimineralizzante e contiene sostanze che rigenerano la pelle, è questa, la Risovenere di Bottega Verde. All'estratto di Risovenere bio. Ecco, non è un prodotto completamente bio, come sapete bene, perché Bottega Verde usa ingredienti naturali, ma non unicamente. È comunque un prodotto che amo tantissimo. È una crema molto soffice, ma allo stesso tempo ha un effetto tensore che ritengo molto buono. Ha anche un leggero effetto. Leggerissimo effetto filler, quindi sentite leggermente la pelle che tira, come dire, che si riequilibra a livello proprio di tensione superficiale. E il profumo è un profumo buonissimo. Sembra leggermente mieloso, quindi se non amate i profumi dolci, forse non fa al caso vostro, ma io che sono una golosona anche in termini di creme, l'ho trovata molto buona. La confezione è in vetro opaco e il cappuccio invece è in plastica. Devo dire che a me è piaciuta molto, la sto usando, però ovviamente non in maniera massiccia. La uso mattina e sera dopo la pulizia. Bisogna massaggiarla un pochino perché è abbastanza corposa. Penso di poterla utilizzare questa primavera, non la consiglio per l'estate perché appunto è molto consistente, appunto, come continuo a dire appunto, mi rendo conto che è fastidioso, ma è un vizio e non riesco a farne a meno. Quindi perdonatemi, portatemi pazienza, altrimenti se non lo sopportate mettetemi le parolacce sotto nei commenti, va bene lo stesso. Quindi la Risovenere di Bottega Verde. Poi, vediamo quanto tempo ho, mamma mia, devo muovermi. Poi, per il blush, allora due prodotti. Il primo è questo di Ufidra, che è una base, è un fard che va bene sia per gli zigomi, quindi per illuminare il viso, sia per ad esempio per il décolleté, per le altre parti del corpo che volete illuminare. Mi sto trovando molto bene, è poco colorante e diciamo che è molto invece illuminante, quindi se volete colorare poco ma illuminare, questo è un prodotto buonissimo. E in alternativa sto usando questo della Elf, che è un classico blush, è un rosa antico scuro e ne uso poco però perché è parecchio colorato. Mi sembra anche molto soddisfacente per quanto riguarda la durata. Poi andando avanti, per le labbra sto usando come matitone questo qui della Kiko, è della linea Rock Idol, ed è questo qui, mamma mia, che ha la punta retrattile,
E questo qui, la collezione nuova, è, vediamo se trovo il numero, mamma mia, dove è andato? Ah sì, è quello qua, è il 02, è scritto gigantesco, è che sono io che sono un po' tarda oggi, eccolo qua, 02, mi sto trovando benissimo, è un colore, rosa carne che però colora molto, quindi mi piace molto. E in alternativa come rossetto questo qui, bellissimo, della Essence, che è il 06. Belly d'Air ed è questo bellissimo rosso carne che però è molto molto allegro e molto pigmentato, mi piace tantissimo. Ve li avevo già swatchati, vi rifaccio lo swatch se qualcuno di voi magari non l'ha visto, eccolo qui. A me piace molto, è una tinta comunque neutra e sta bene, io credo un po' a tutte. Come base per il viso in generale uso questo primer che è quello della linea studio di Elf, è un primer completamente trasparente, lo prendo io apposta trasparente, in realtà ci sarebbe anche con altri colori, è molto sostanzioso e ha la consistenza di gel, eccolo qui, e mi sto trovando molto bene. Poi come base, come maschera, ogni 2 settimane uso questa qui. Questa qui è una maschera Peel Off, quindi la mettete, si secca, la tirate via. La trovo in diverse, vediamo un po', in diverse profumerie. Mi sembra di averla presa da Beauty Star. C'è sicuramente nelle profumerie della CAD, eccola qui. Costa circa 2,50 euro più o meno. Mi trovo bene perché essendo io pigra e con la formula Peel Off la metto e poi la tolgo senza tanto poi dovermi lavare. Ecco. Anche perché ho la pelle che piano piano si irrita anche nel momento in cui poi mi pulisco. Quindi avrebbe poco senso rilassare la pelle e purificarla per poi un'altra volta irritarla. E il mio smalto del momento è questo qui. L'ho preso nella catena di It Style. È lo smalto per unghie, eccolo qui, è il numero 109 ed è un rosso ciclamino. L'effetto è questo. È uno smalto che ha un colorito abbastanza spento, ma alla fine risulta molto molto lucido e quindi a me piace molto, dà un risultato molto pulito, molto elegante. Poi come mascara sto usando ancora questo qui della Essence che è il Go Wild, eccolo qui, che è quello particolare che ha appunto questa spazzolina fatta a bolle, a palline. Bisogna fare veloce a stenderlo perché si secca subito, però io non ho avuto particolari problemi come altre ragazze dicevano sui loro video. Come crema per le mani sto usando questa qui della Caudalie che ho praticamente finito. È dolcissima perché ha un profumo da uva, quindi molto dolce. È molto buona anche per i contorni unghie, per le cuticole mi trovo molto bene. Come struccante sto usando questo qui della L'Oreal. È delicato. Anche forse troppo delicato, nel senso che devo più volte passare prima che il risultato si veda, ma comunque non irrita assolutamente gli occhi. E come matitoni per gli occhi sto usando due in particolare in abbinata che vi mostro e sono questi qui della Long Lasting della Kiko. Allora, scusatemi, non si vede, sono due colori che ho preso insieme. E sono il 36 e il 05. 36 e 05. Allora, uno è un marrone molto pieno e l'altro è un rosa. Li uso in abbinata e l'effetto, scusatemi, vi mostro subito. L'effetto è molto buono perché sono molto in sintonia tra loro e li uso insieme. Eccoli lì. Nella palpebra mobile quello rosato e nella palpebra, nella piega e come poi sfumato
quello marrone. Li ho comprati insieme, ho fatto i miei swatch appunto nel negozio e mi sto trovando molto molto bene. Quindi li metto e li uso insieme. Un altro classico che a me era piaciuto tantissimo, a proposito, questi due li ho presi quando costavano 4,90 euro con gli ultimi sconti in negozio. L'altro che avevo preso invece a prezzo pieno era questo qui, ed era il numero 07, quello completamente beige. Eccolo qui, shining, lucentissimo. E devo dire, quando ho veramente fretta di fare una definizione dell'occhio ed ho solo questa base, ottengo delle volte dei risultati molto migliori di quando appunto metto 100.000 prodotti e poi insieme non resta granché. Ecco qui, guardate com'è luminoso, è bellissimo, guardate. Quindi questo qui ve lo consiglio anche da solo, perché veramente delle volte basta mettere un mascara e una bella linea di eyeliner e veramente con questo qui è veramente bellissimo. Anche per la primavera penso che possa essere un passepartout. È il numero 7. Ecco, per invece rifare, sistemare le sopracciglia, uso ancora la matita di Essence che ho preso tanto tempo fa. E anche se sono castana scura, uso la numero 4, che è la blonde, perché comunque calcando la matita si ottiene un colore piuttosto corposo che va a nascondere appunto le zone con meno ciglia. E la più scura, anche se sono castana scura, si vede quasi nera e quindi a me dà fastidio, preferisco calcare questa che è la blonde. È una matita che dura molto e con cui mi trovo molto bene. Oltretutto i prodotti della Essence hanno anche un prezzo molto abbordabile e quindi li consiglio a tutti quanti. Ecco, questo per quello che riguarda appunto questo mese, questo periodo. Se trovo qualcosa di bello, comunque ve lo metto nel prossimo video. Io intanto vi ringrazio, vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Se vi ho tenuto compagnia, ricordate di lasciare un mi piace, che è sempre molto gradito. Un bacio ragazze, alla prossima!